Eccoci qui, buonasera, bentrovati con i volti degli amici della scuola calcio Giuseppe Gallozzi che conosceremo nel corso della nostra puntata. Grazie anche al dirigente, all'allenatore Antonello Fontana, Fabiolo Iudice e chiaramente puntata un po' particolare di zona mista, è un prepartita, un lunedì un po' strano se vogliamo, però ce lo facciamo passare anche perché ascolteremo la voce di Davide Nicola che oggi ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, ascolteremo Massimiliano Allegri e affronteremo insieme ai nostri ospiti questo insomma pre Salernitana Juventus che a questo punto diventa ancora più importante dopo l'1-1 di Verona Lazio. Analizzeremo tutto con i nostri ospiti, con Ciro De Cesare. Buonasera Ciro. Buonasera, buonasera a Chicco Paglionico. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli spettatori a casa. Alfonso, Brigida, buonasera Ciro, buonasera a Leonardo Menichini che viene a trovarci con grande piacere. Buonasera mister. Grazie dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori, è un piacere essere qui e ritrovare degli amici. Brigida. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Ricordiamo che chi vuole interagire con noi può scriverci su WhatsApp al numero 333 132 19 19 e ovviamente sulla pagina Facebook Salerno TV Oggi dove siamo in diretta e quindi possiamo chiacchierare e dialogare tramite i commenti Facebook. Ciro De Cesare, allora, domani c'è Salernitana-Juventus, la Juventus che analizzando il dato del campionato arriva da 3 partite in cui ha totalizzato un solo punto. In mezzo c'è stata la Coppa Italia, ha fatto anche bene perché si è qualificata alle semifinali. E adesso però la Salernitana dopo l'1-1 del Verona deve dare anche una risposta perché paradossalmente le partite più difficili arrivano in casa, c'è la Juventus, poi ci sarà la Lazio, poi ci sarà il Monza, in mezzo però le due trasferte proprio a Verona il 13 febbraio e il 5 marzo con la Sampdoria. Sì, hai detto tutti e due. Sicuramente la Juve di fare presentazione, che è una squadra comunque al di là di tutte le difficoltà che sta passando, comunque è una squadra fatta di campioni, giocatori di altissima qualità. Normale che anche ha recuperato quasi tutti i giocatori, Vlahovic, Quadrato, Chiesa, sicuramente domani sarà una partita molto ma molto importante. È normale che la Salernitana deve essere brava a cercare di colpire dove loro probabilmente in queste situazioni possono non essere, diciamo, al 100% a livello mentale, perché per tutte queste situazioni, che sta capitando. Però bisogna capire la Salernitana come ci arriva domani sera a questa partita. Come ci arriva, Chicco? Insomma, eravamo a Lecce, abbiamo visto una squadra che forse si è liberata un po' di peso, un po' di macigni nello zainetto, sicuramente più libera. Ma sicuramente mentalmente sarà sicuramente più sciolta, la squadra sarà più in fiducia probabilmente dopo la vittoria esterna di Lecce, anche se sono passati più di 7 giorni e questa è una condizione che la Salernitana non si era mai trovata ad affrontare, perché abbiamo sempre giocato dentro i 6 giorni, addirittura 4, 5 poi o 3 nel turno infrasettimanale. Questa è una condizione infrasettimanale, serale, che non è proprio insomma già capitato troppe volte. Io spero che sia una partita quantomeno insomma sulla falsa riga di quella di Lecce, maschia, con voglia, con intenzione, con corsa sicuramente, che tra l'altro sono anche le armi di cui la Juve fa sfoggio, diciamo. Quindi io vedo una partita bella tosta domani e sarà complicato per l'una e per l'altra squadra. Ovviamente la Juve ha una cifra tecnica infinita rispetto a noi, però in questo periodo fa fatica, dietro c'hanno diverse assenze. Sembra che insomma con questo dia possiamo andare un po' più a scardinare alcune cose su cui la Juve soffre, soprattutto qualche ripartenza, ha preso diversi gol, il calcio d'angolo pure l'ha preso, qualche gol su palla da fermo. Io credo che la partita possa essere un pacifico pareggio, io ci metto la firma, raccolgo firme per lo 0-0, ci vediamo domani al Gazebo in piazza a Passera. Leonardo Menichini fu normalizzatore quando subentrò per la seconda volta sulla panchina della Salernitana, ricorderanno, in B al posto di Torrente, 4-4-2, ordinato nel migliore dei modi per conquistare una salvezza. Ora Nicola è praticamente subentrato a se stesso, però ha cambiato qualcosina. Un cambio che ha dato, secondo lei, qualche certezza in più, perché la Salernitana in
intanto resta la peggiore difesa del campionato con 38 gol subiti. Sto passaggio a 4, almeno a Lecce, ha dato un minimo di serenità in più con l'arrivo anche di Trostekong, una coppia molto fisica, forse non educatissima dal punto di vista del calcio, del piede, però efficace. Sì, è vero, insomma, questa difesa. A Lecce hanno fatto una grande partita, visto un'ottima partita, che, insomma, ben interpretata, sono riusciti a ripartire sempre, andare in doppio vantaggio, poi c'è stato il gol di Strefezza che aveva messo un po' in apprensione, ma direi che la Salernitana poi ha retto bene il campo, ha retto bene il confronto, ha meritato ampiamente la vittoria. E quindi probabilmente Nicola con la difesa a 4 ha trovato degli equilibri maggiori. Ora non so come affronterà domani questa partita, perché l'avversario è di un'altra caratura, di un altro spessore tecnico. Però ecco, dicevamo prima con Ciro De Cesare, bisogna giocare sui nervi, quindi cercare di portare la partita magari all'intervallo, non prendere gol, partire un po' più chiusi. Ma la bellezza di questo sport e del calcio è questa, che chiaramente i valori sono diversi, però in una partita può succedere di tutto, hai capito? È la partita con la Juventus, con le grandi squadre si dà sempre il massimo, i giocatori vogliono mettersi in mostra, vogliono fare bella figura, sanno che c'è uno stadio pieno e quindi tutte queste componenti possono far sì che si può diminuire la cifra tecnica che c'è tra una squadra e l'altra. Quindi credo che nella partita possa succedere un po' di tutto. Con l'aiuto anche del pubblico siamo vicini a quota 28.000, poi parleremo anche dei tifosi con i tifosi, con i vostri messaggi. Ciro, dovrebbe essere confermata la stessa formazione di Lecce, con l'unica eccezione di Nicolussi Caviglia al posto di Boinen. Parliamo di un 4-3-2-1, anche se poi in effetti sarà 4-5-1 con Candreva e Dia, a cui sarà chiesto tanto sacrificio in fase difensiva. Sì, sicuramente metterà gli stessi uomini della partita precedente, però io penso che la Salernitana soprattutto domani dovrebbe spingere un pochino di più rispetto alle ultime partite che ha fatto, perché anche le altre squadre, con le grandi, le squadre di medio e bassa classifica, comunque se la giocano, tipo l'Empoli, tipo il Sassuolo che ha vinto con l'Atalanta. Cioè noi domani dobbiamo cercare di non accontentarci, noi dobbiamo cercare di spingere e di cercare di vincere la partita. Poi normali giochi con la Juve, ho capito, però ricordiamo tutte, lo stesso Monza, Ciro, che sta tutte giocando le squadre, tutte le grandi squadre in questo momento, al di là di un po' del Napoli, un po' dell'Inter, hanno tutte le hanno una marea di difficoltà. Io ho visto il Milan che è inguardabile l'altro giorno, una cosa che non l'ho mai vista. Dico, la Juve lo stesso, comunque ha recuperato dei giocatori, ma è in difficoltà anche soprattutto a livello psicologico. E qui bisogna lavorare, l'allenatore deve essere bravo a lavorare su una squadra molto molto rapida. Secondo me li possiamo far male. Oddia, che sta bene, un giocatore che comunque a campo aperto ti fa male. Niente, dobbiamo cercare di fare la partita noi domani, perché se iniziamo ad aspettare questo giocatore di altissima qualità, sicuramente ti metteranno in difficoltà. Bisogna fare una partita di temperamento, secondo me. 0-0 intanto tra Monza e Sampdoria al nono minuto di gioco. Direi, con l'aiuto della regia di Peppe Maglio, saluto e ringrazio anche Carmine Datola, di andare subito ad ascoltare le dichiarazioni in conferenza stampa di Davide Nicola, poi le commentiamo insieme qui in studio. Ma ognuno ha le sue strategie. È chiaro che per la situazione virtuale che ha la Juventus in questo momento è normale definirlo così, quindi come uno scontro salvezza. Ma questa è una squadra che ha fatto 8 vittorie consecutive non subendo neanche un gol, poi ha avuto un momento in cui ha ceduto il passo magari a squadre che si pensava non potessero metterla così in difficoltà. È anche vero che poi si sono ripresi quasi subito, ma è la dimostrazione che nel calcio di adesso c'è poco spazio per qualsiasi squadra, se non si lavora da squadra, appunto, se non si ha sempre la necessaria concentrazione, umiltà e capacità di aiutarsi. Per noi è una partita molto interessante, molto bella, molto importante da giocare, con la volontà di
vedere eventuali progressi che abbiamo dimostrato sia in termini di compattezza sia in termini di espressione di gioco che di aiuto reciproco. Per noi ogni partita è una partita da salvezza, perché questo è il nostro percorso e questo vogliamo fare. Una partita, intanto mi aspetto una squadra molto forte che ha i numeri che ha dimostrato di avere, mi aspetto una squadra che è conscia del fatto che alcune dinamiche che riguardano loro siano comunque da lasciare fuori, come peraltro riguardano qualsiasi squadra che magari ha un momento di difficoltà. Bisogna sempre avere la capacità di concentrarsi sul campo e di fare al meglio il nostro lavoro, quindi mi aspetto umiltà, qualità, forza, e sono le stesse qualità che dovremmo cercare di mettere noi al cospetto di una squadra che ha sicuramente i suoi valori, ma noi abbiamo la volontà di capire anche attraverso gli avversari di turno quella che è la nostra forza, le nostre potenzialità, dove dobbiamo ancora continuare a ricercare il miglioramento e l'adattamento per sviluppare sempre meglio il nostro gioco. Quindi mi aspetto una partita combattuta, voglio combatterla e soprattutto voglio che abbiamo la mentalità di poter andare a incontrare una squadra pensando che abbiamo le nostre qualità per poterli mettere in difficoltà. Questa è quello che ci aspettiamo e che vogliamo da noi stessi. Poi, come sempre, noi accettiamo qualsiasi verdetto, ma l'intenzione è quella di dare tutto noi stessi, come sempre. Noi vogliamo fare una partita che esprima intanto noi stessi come squadra, che trasmetta alla gente che ci guarda la fame che abbiamo per il nostro lavoro e soprattutto cercare di pensare di poter fare punti, come vi dico sempre, in qualsiasi contesto, che sia a casa o fuori, che sia la Juventus o il Lecce. E anche questo non sempre riesce, però è importante che la gente sappia che noi lavoriamo con questo metodo e con questa voglia. Fortunatamente il mercato è finito. Sulla vicenda Verdi non ho nulla da dire di quanto è già stato ampiamente di quanto si sia già ampiamente parlato e quindi definito la vicenda, se non aggiungere che ovviamente un giocatore come Verdi lo conoscevamo, quindi ci sarebbe stato ampiamente bene, e da questo punto di vista non è andato a buon fine, ma abbiamo anche sempre detto che la squadra che abbiamo ci piace, ci soddisfa e quindi accettiamo quello che è stato. A proposito di recuperi, lei ha citato Mazzocchi. In questo momento la Salernitana ha un terzino destro, uno sinistro, c'è Bradaric che peraltro è diffidato. Prima al collega ha dato una non risposta relativamente al all'attesa sul mercato eventualmente di un altro terzino. Le chiedo a questo punto, Mazzocchi quando recupera, se pensate di temporeggiare in attesa proprio del rientro di Mazzocchi, se avete segnato con un cerchietto sul calendario una data. Grazie. La situazione del mercato sia da fare ad altri interpreti, io vengo messo a conoscenza di questo, sostanzialmente quello che è avvenuto lo sapevo e quindi mi stava bene. Bradaric è diffidato, ma in quella posizione abbiamo provato anche altri giocatori, vediamoci se ci sono le condizioni per fare altre valutazioni, ma è chiaro che io mi aspetto quanto prima il recupero di Pasquale, perché è un giocatore importante per noi, lo vediamo allenare ogni giorno, quindi vediamo, sai, non è che si possa prendere i giocatori non solo per prendere o rappresentano comunque un patrimonio per la società, e quindi sono valutazioni che deve fare la società da questo punto di vista. Io col direttore parlo riguardo alle potenzialità che possono ancora e ulteriormente esserci, e poi vedremo se sono definibili in tempi brevi o se non avverranno mai. Queste sono situazioni che poi competeranno a loro. Ivan, che saluto sicuramente, per me rappresenta non solo un giocatore che ha dato tanto a questa squadra, ma un uomo a tutti gli effetti, quindi da questo punto di vista io credo che lui dall'alto della sua esperienza sa benissimo come cambiano magari anche le strategie, e questo è un discorso che abbraccia un contesto societario, strategie societarie, il rispetto che bisogna avere sempre per i giocatori della Salernitana, soprattutto quelli che danno del proprio meglio sempre, per noi è elevatissimo. Quindi io non ho bisogno di parlare con Ivan ci parlerò anche a stagione finita, anche il prossimo anno, perché comunque è una persona piacevole ed è una persona che con la quale insieme abbiamo affrontato diverse avventure, non solo questa Salerno.
Allora, queste le parole di Davide Nicola in conferenza stampa. Parto da Leonardo Menichini, che ha avuto, Nicola, le sue dipendenze da giocatore del Lumezzane. Ti interrompo, nel frattempo c'è il gol della Sampdoria. Gabbiadini, l'arbitro con l'aiuto del VAR, perché è un probabile fuorigioco, invece conferma il gol Sampdoria 0, Monza-Sampdoria 0-1 al 14esimo del primo tempo. È un risultato, naturalmente sorpresa, la partita è lunga, però che rischia di incidere ulteriormente sulla partita di domani. Diciamo, Menichini ha avuto Nicola come suo calciatore. Che idea si è fatto anche di questo esonero poi richiamato? C'è stata anche una risposta e adesso lui dice andiamocela a giocare contro tutto e contro tutti. Sì, come ricordavi tu, è stato il mio giocatore a Lumezzane, ho fatto l'ultimo anno, poi io andai a Crotone in Serie B e lui cominciò a allenare lì la squadra, gli avevo lasciato. Era una bella squadra lumezzana fatta con molti giovani e lui poi ha fatto bene, poi ha fatto un'ottima carriera e quindi testimonia tutto il valore dell'allenatore. Per quello che riguarda appunto la conferenza stampa, mi sembra che abbia tutte le intenzioni e la voglia di giocarsi al meglio la partita, di esprimersi. Queste partite, lo dicevo prima, quando hai dato il meglio di te stesso sei a posto con la coscienza. È chiaro che c'è un avversario di grande valore, l'abbiamo già detto e sottolineato, però la squadra deve rendere al meglio, deve dare tutto quello che ha e sono convinto, come dicevo prima, che nel calcio la bellezza è che nulla è scontato, soprattutto nei nostri campionati. Quindi la Salernitana ha le sue chance, ha dei giocatori abili in ripartenza, c'è anche dei buoni palleggiatori, credo che chiaramente favorita la Juventus, però la Salernitana può fare un'ottima gara. Ma manca un terzino a questa squadra, c'è modo, c'è richiesta insomma di avere un altro elemento per tamponare l'assenza di Mazzocchi, che rientrerà verosimilmente il 26 febbraio contro il Monza. Insomma, Menichini al posto di Nicola lo richiederebbe a gran voce, anche perché Bradaric, come dicevamo prima, è diffidato. Insomma, se vuoi giocare qui con la difesa a 4, forse qualcosina va giustato. No, ma qui, come ha detto Nicola, insomma, ha provato altri giocatori, insomma, la società, l'allenatore sa quello che può essere, che può servire nell'immediato, quindi se ancora non hanno preso un giocatore probabilmente si fidano di quelli che hanno e sanno che magari in emergenza qualcuno può sostituire le eventuali squalifiche del titolare, quindi credo che sotto questo profilo insomma ci sia abbastanza chiarezza. Chicco, che avete fatto della conferenza del mister? Vabbè, voglio dire conferenza dello 0-0 in questo senso, non è uscito granché da... No, però sulle affermazioni che aveva fatto riguardo al mercato, come ti è parso? Vabbè, ovviamente col pregresso che c'è stato si è tenuto un attimino, come dire, sulla generalizzazione, nel senso che è chiaro che lui insomma preferiva avere un uomo in più, come sarebbe potuto essere Simone Verdi, che insomma ha dimostrato di cambiare le partite anche l'anno scorso con Nicola, quindi è chiaro che questa cosa se l'aspettava. Ma senza entrare nel dettaglio della situazione di Simone Verdi, credo che qualcosa d'altro si poteva fare insomma sul mercato negli ultimi giorni, soprattutto alla domanda che hai fatto anche tu in conferenza, insomma sul discorso dell'esterno, che sia sinistro o destro, evidentemente un intervento lì anche in prospettiva, anche un giovane, bisognava forse metterlo a posto. Però è chiaro che lui ha fiducia nel gruppo, credo che sia Pirola il designato a giocare eventualmente l'out di sinistra qualora Bradaric insomma venisse ammonito, diffidato, insomma non disponibile, e credo che lui voglia dare fiducia al gruppo, come è successo già tante volte con Lovato, altre volte con Pirola. Anche il fatto di Trastegong che possa giocare, credo io, largo a sinistra, in modo tale che quando torna Mazzocchi hai un uomo di spinta in più dall'altro lato anziché avercelo a sinistra, è una soluzione che sicuramente
stanno vagliando. Però intanto hai tenuto fuori un giocatore dalla lista che è Radovanovic, che molto probabilmente si accaserà all'estero in campionati in cui il mercato è ancora aperto, proprio per cercare, Ciro, un altro elemento. Ha inseguito Verdi fino all'ultimo secondo del mercato con tutte le vicende che conosciamo, adesso insomma si prova forse a prendere un terzino, ma secondo me la società sta temporeggiando in questo momento per capire anche se riesce a tamponare così. Però intanto è stato messo fuori Radovanovic, ti chiedo insomma anche a te un... Nelle partite che ha giocato ha fatto sempre bene. Diciamo che forse col passaggio alla difesa a 4... Non capisco questo, dobbiamo per forza prendere dei giocatori, dobbiamo andare per forza sul mercato, ma la rosa... Quindi non ti cauteleresti con un terzino? No, ma perché i giocatori ci sono, perché poi probabilmente, anche come ha detto Chicco e il mister, si tampona, non si può ogni volta andare a capire se possiamo prendere qualche giocatore, no, perché ce li hai, non è che non ce li hai. Però è stata fatta una naturalmente, scelta netta. Naturalmente questo poi deve essere la bravura dell'allenatore, perché nel momento in cui tu cambi sistema di gioco è normale che poi ci vogliono i giocatori per fare un certo tipo di gioco, ma in questo momento lui ha fatto una scelta, ha cambiato, sta cambiando, non sappiamo se domani scenderà con il 4-4-2, non lo so, 5-3-2, questa poi è una cosa che dovrebbe... Prendiamo la lavagnetta, Ciro, prendiamo la lavagnetta. Chicco? Il momento della lavagnetta, non ragazzi, si capisce ancora se lui si metterà come si è messo a Lecce. Secondo me sì, dovrebbe andare così come si è messo a Lecce, con l'unica differenza di Nicolussi Caviglia, che secondo me insomma, è uno dei giocatori che in questo momento è lì a centrocampo, ha avuto un impatto incredibile anche a gara in corso. Quando è entrato ha fatto bene questo ragazzo, un ragazzo sicuramente promettente di prospettiva. Però io non trovo una scelta giusta rimettere Boinen fuori, nel senso che il ragazzo deve giocare. Io penso che Boinen, se sta bene, gioca lui, non gioca Nicolussi Caviglia, secondo il mio punto di vista. Io spero e credo che Boinen stia bene, che possa. No, ma infatti, a me il ragazzo piace tantissimo. Durante la settimana voi avete visto gli allenamenti, dovrebbe essere il turno di Nicolussi Caviglia, che è un ex. Anzi, il suo cartellino è ancora di proprietà della Juventus, è in prestito a Salerno con diritto di riscatto e controriscatto, ed è un giocatore che... Se non sbaglio, che... anche al centro di una plusvalenza, Nicolussi, di quelle insomma, che hanno potenziale. Portato poi alla... Ah, quelle del processo. No, ma non faccio riferimento. No, penso che sarà la stessa formazione di Lecce. Dice. Se Boinen sta bene, secondo me. Io spero che Boinen quantomeno faccia mezz'ora, che sia nel secondo tempo, insomma, ma il ragazzo deve ritrovare ritmo e voglia di giocare, e deve smettere di avere paura, perché anche a Lecce in un paio di situazioni, come si dice in gergo, si è tirata la coscia, come dicono a Bolzano. Sentiamo Menichini su questo. Io credo che Nicolussi sia un buonissimo giocatore, e credo che per l'allenatore sia difficile rinunciarci, e quindi sta facendo molto bene, ha tecnica, fa bene le due fasi di gioco e poi ha personalità. Ha personalità, mi sembra che sia un giocatore che insomma ha la personalità, come dici tu, giusta per poter guidare anche una squadra come la Salernitana. Quindi credo che in questo periodo sta giocando bene, credo che l'allenatore difficilmente possa rinunciare a un giocatore in ottima condizione psicofisica come lui. Brigida, un po' di messaggi. Ci sono tante domande per Ciro. Giustamente. Ci saluta Michele Della Notte dalla Brigata Granata Monaco. Una domanda per Ciro De Cesare: su quale caratteristica deve fare leva mister Nicola per portare la Salernitana alla meta della salvezza? Forza Salernitana da Monaco di Baviera. E ancora te ne faccio tutte insieme, poi te le ricordi, Ciro? Sì, ma boh, non lo so, vediamo. Non scherziamo, Pirola sulla sinistra al posto di Bradaric. Cosa ne pensa Ciro De Cesare? Su Pirola a sinistra, no. Ma in caso d'emergenza, no. Noi parliamo sempre in caso di emergenza, ci può stare, però non è che ci può stare, l'unica pedina che può giocare che è il sinistro di piede, però anche Milena può giocare lì, secondo me. Ma non terzino, però dai, no, non terzino. Ieri ha giocato più o meno in quella posizione a Firenze e non è andata benissimo. Un giocatore che secondo me può farlo, secondo il mio punto di vista, ma parliamo sempre di
emergente. No, chiaramente sì, però il quinto di sinistra è un calcio di campo a 5, è una difesa a 3, ancora l'ha fatto pure in casa, se non sbaglio, sì, capito, per 20 minuti. Ma fare terzino sinistro dietro un'altra persona, no, dai, un po' sminuente per un ragazzo che ha fatto già pure 4 gol, che cioè, tocca il pallone e gli dà del tu. Beh, sicuramente è un giocatore. Voglio dire, metterlo a fare il terzino sinistro mi sembra veramente un po'. No, fuori luogo, però Pirola è l'unica persona che gioca col piede sinistro in questo momento in difesa, è Trust forse, Trostekong forse. Sì, però il terzino lui proprio... No, chiaro, no, certo, so. No, sarebbe bloccato, ma anche Pirola sarebbe un terzino bloccato a differenza di Bradaric, e perciò ho parlato di quando tornerà Mazzocchi, avrai più spazio a destra e più spinta a destra, ci sta che rimani bloccato a sinistra con un difensore che fa... meno il fluidificante, bello questo termine, mister, si usava. Cosa deve fare leva Ciro, mister Nicola, per arrivare alla meta della salvezza, chiedeva il nostro amico da Monaco. Beh, cosa deve fare leva? Sicuramente bisogna avere più continuità di risultati partendo già da domani e vedendo una squadra un pochino, come ho detto prima, più aggressiva. Noi siamo una squadra, società, dobbiamo pensare un passo alla volta, perché non ci dimentichiamo che 2 mesi fa facevano altri tipi di discorsi, che volevamo stare da quell'altra parte della classifica, volevamo stare poi piano piano abbiamo fatto degli errori, hanno fatto degli errori, però l'importante è che la squadra si ritrova, come ha fatto la settimana di Lecce, e sperando che lo faccia anche questa settimana, sperando che domani possiamo fare almeno una buona partita contro una grande squadra e poi fare più punti possibile per la salvezza. Poi dopo vediamo che succede di buono. Anche perché poi perché le squadre stanno venendo fuori, anche il Verona, esatto, e la Sampdoria sta vincendo, e comunque diventa un campionato ancora più bello. Verona che ha pareggiato contro la Lazio nel turno delle 18. Partita, meritava anche di vincere. Sì, Lazovic prende un palo clamoroso. Certo. Vediamo la classifica, chiedo alla regia di fare un'inversione rapida di scaletta e chiedo perdono a Peppe Maglio se è possibile, perché effettivamente questo pareggio del Verona, Leonardo Menichini, che valore ha per la Salernitana, che ha 21 punti, c'ha questo cuscinetto dello Spezia, però il Verona si mette lì a 14 punti, a meno 7, considerando che la Salernitana ha una partita in meno con la Juventus e che poi il 13 febbraio si andrà a giocare proprio a Verona. Sì, il Verona, ho visto anch'io un pezzo di partita, il Verona è una squadra che sta giocando bene, corrono, hanno delle ottime qualità e quindi è una squadra sicuramente pericolosa, però insomma ci sono 7 punti di vantaggio che non è che siano diciamo decisivi, perché il campionato è ancora lungo. E l'anno scorso noi avevamo 9-10 di svantaggio e l'abbiamo ricuciti. Esatto, ma io comunque credo che la Salernitana per qualità... insomma l'ha dimostrata anche l'ultima partita a Lecce, come dicevate voi, come diceva Ciro, l'importante è fare la prestazione, crescere, l'ha detto anche Nicola, confermare che questa squadra sta assimilando bene questa difesa a 4, questo nuovo modulo, e cercare appunto di attraverso le prestazioni prendere fiducia, e per raggiungere la salvezza la corsa è ancora lunga, ma c'è solo un modo, cercare di appunto di migliorare, di lavorare sul quotidiano, sui dettagli, e molto, credo che la Salernitana, insomma, ci vorrebbero stare altre squadre a 21 punti al posto della Salernitana. Questo fuori discussione, Ciro, dicevi classifica corta. Da questa parte è molto corta, bisogna stare attenti, bisogna... Perché dal Monza in giù, magari tenendo dentro anche l'Empoli, sì, è molto secondo corta, te continuano molto a rischiare corta. Tutti, quindi? Possono rischiare tutti. Tutte. Ovviamente la Sampdoria in real time adesso avrebbe 12 punti, che vince a Monza. No, però la Samp adesso vince a Monza stasera, va a 12, non vedo il motivo per cui dovrebbe essere fuori dalla corsa, appunto, a 2 punti al Verona. Appunto, che da quest'altra parte dal Monza a scendere giù. Diciamo che una delle sorprese potrebbe essere il discorso della giustizia sportiva relativa alla Juve,
che potrebbe segnare una casella di retrocessione insomma in maniera imposta e quindi andrebbero poi due squadre. Io penso che lì la Juve non c'entra niente, perché secondo me no, ma senza entrare nel merito, no, nel senso che secondo me poi sappiamo la tua simpatia per i colori bianconeri, allora, la sappiamo. Alla Juve gli daranno i punti e metteranno tutto a tacere, perché se alla Juve secondo arriverebbe l'ufficialità proprio, poi vanno in mezzo anche altre squadre. Vabbè, però qua senza entrare nel merito, allora, le preferenze fanno tutti, chiaramente. Ecco, allora tutte le grandi squadre hanno fatto quel fuori discussione questa cosa qua. Allora, mo tu ne hai fatto 10 e ne ho fatto una, è la stessa cosa. No, assolutamente. Ecco, il problema è che la Juve viene fuori un polverone molto. Il problema è che i dirigenti della Juve ne hanno parlato nelle intercettazioni relative a un'altra indagine, e quindi ovviamente sì, sicuramente ci saranno altre situazioni. Sto parlando di quella situazione delle plusvalenze. Però Rigida, che la Juve rischi è un dato di fatto. Ci sono altre due domande. Ti lascio una domanda prima di andare in pubblicità. Una a Ciro e l'altra al mister. Perché non inserire Dia come prima punta, come Osimhen, e tenere a riposo Piontek, che non sta facendo bene? Ma come non sta facendo bene? Dice il nostro amico Gerardo Borriello da casa. Gerardo, ma a Lecce noi stavamo là, Piontek ha preso mazzate dal primo al novantesimo da solo. Il modulo, perché Napoli gioca con 4-3-3 o con 4-2-3-1 e varia durante le partite, perché lo vedo spesso perché mi piace. La Saitana gioca sempre con le due punte, o gioca a 4, o gioca a 3, sempre con le due punte davanti, perciò c'è una netta differenza. Ma poi comunque si fatta che Piontek non sta giocando bene, magari non fa gol, però fa lavora molto sporco rispetto a Dia. Mister Menichini, sì, che cosa ne pensa di questa posizione di Dia, che insomma effettivamente a Lecce a tratti sembrava Eto'o in semifinale di Champions, non so chi ricorda di quel Barcellona molto Inter con Eto'o che fa il terzino praticamente. Hai fatto un accostamento calzante. Sì. Passo di calcio, dopo ci ha fatto una grande partita, perché è riuscito non solo a fare gol ma a accompagnare sempre l'azione, ha pressato, è tornato indietro, ha aiutato i compagni. Al 70esimo sei finito perché chiaramente però ragazzi, di queste prestazioni ha fatto veramente una grande prestazione, è stato decisivo, e come dicevi tu anche Piontek insomma si è battuto, ha fatto reparto, perché per andare a vincere fuori casa e su certi campi traspare agli spalti. In questo momento mi sembra che Piontek e Candreva si siano presi la croce addosso di portare avanti la baracca, mi sembra proprio a livello insomma di piglio caratteriale in mezzo al campo, sono quelli con più esperienza, mi sembra che sia Candreva da equilibrio, sa gestire i vari momenti della gara, sa quando tenerla, sa quando rallentare il gioco, c'ha piede, c'ha tiro, insomma un giocatore fondamentale per questa Salernitana. E allora tra poco continueremo a parlare ovviamente di Salernitana con i nostri ospiti, con i vostri messaggi. Ci fermiamo per una brevissima pausa, torniamo tra poco. Eccoci qui, torniamo in diretta ancora con gli amici della Scuola Calcio Giuseppe Gallozzi, che tra poco conosceremo nel dettaglio. Intanto torniamo in diretta, Rigida. E il Monza ha pareggiato al 33esimo del primo tempo, un gran gol di Andrea Petagna che risponde al vantaggio della Sampdoria con Gabbiadini. Torniamo a parlare con i nostri ospiti della gara di domani, delle insidie, perché fuori onda prima imperversava il dibattito, Ciro, insomma occhio a stare col baricentro troppo arretrato. No, ho detto la Saitana a Lecce, parlavamo con il mister e con Chicco, la Saitana a Lecce quando si è messo in modulo diverso è normale che la fortuna che siamo andati in vantaggio, però se non fai in Serie A, se non fai una fase di non possesso, prendi l'imbarcata. Se noi domani vogliamo fare una partita secondo me aggressiva
la squadra deve essere brava, che poi nel momento in cui bisogna difendere bisogna stare tutti su. Ma la Juve si mette 4-3-3 come sta provando ultimamente? Credo di no. Oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha detto tridente è una possibilità ma non ho ancora deciso. No, il tridente, secondo me. Ha tenuto a elogiare intanto Ken e poi Vlahovic, ha detto Vlahovic ha bisogno soltanto del gol, ha una corsa fluida, lo trovo bene, Chiesa sta bene, quindi o sarà tridente oppure sarà un 3-5-2. Chiesa, secondo vedremo, me. Vedremo, intanto direi di ascoltarlo proprio Massimiliano Allegri in un estratto della conferenza stampa di questo pomeriggio, poi torniamo in studio. Le partite la partita di domani è una partita complicata perché l'ambiente è sempre comunque un ambiente difficile, l'ambiente è spinto da tifosi, la squadra comunque sta facendo bene, Nicola sta facendo un ottimo lavoro, hanno vinto l'ultima partita a Lecce e domani sarà una partita difficile, ma come sono tutte le partite di campionato, l'importante è affrontarle con il piglio giusto e con un atteggiamento da squadra che si mette alla pari della Salernitana, anche perché domani, vedendo la classifica, è uno scontro diretto, loro hanno 21 punti, noi 23, quindi bisogna cercare di rimanerli davanti. Ma, allora innanzitutto darsi ora degli obiettivi, settimo posto, ottavo, sesto, quinto, è impensabile. Noi ora, l'obiettivo è quello che abbiamo 23 punti, bisogna cercare di raggiungere, e siamo tredicesimi, bisogna cercare di raggiungere quella che è dodicesima e scalare piano piano. Per far questo bisogna vincere delle partite. Domani è una partita da vincere perché comunque tre partite dove in campionato abbiamo fatto solamente un punto e quindi bisogna riprendere il cammino. Psicologicamente bisogna stare sempre bene, indipendentemente da questa situazione anomala che è, però non abbiamo altra scelta, è un dato di fatto, quindi ci sono stati tolti 15 punti a metà campionato, quindi bisogna solamente lavorare per far sì che raggiungiamo quella che è davanti a noi. È normale, più ne raggiungiamo davanti e più vuol dire che facciamo meglio e più che vinciamo le partite. Questo era Allegri. Vorrei chiedere a Leonardo Menichini se la gara d'andata, con tutto quello che è successo nel finale, il caso del fuorigioco fischiato, c'era Candreva, insomma ricordiamo tutti che cosa è successo, può incidere sulle motivazioni ancora di più della Juventus? No, non credo. Credo che la Juventus, come ha appena detto Allegri, verrà per vincere la partita perché hanno solo quel risultato e per far questo sicuramente spingeranno al massimo. Prima si parlava fuori onda, il segreto di una squadra è avere equilibrio, dobbiamo essere numerosi sotto la linea della palla in tutti i campionati, non solo in Serie A, numerosi sotto la linea della palla e essere pronti a ripartire quando ce n'è la possibilità, con contropiedi veloci, quando l'avversario ti aspetta invece devi essere bravo a andare per manovra, a girare palla, a girare l'avversario con dei cross dall'esterno, ma alla base di tutto insomma ci deve essere una prestazione importante sotto il profilo atletico, sotto il profilo fisico, sui duelli individuali, palla su palla. Vincere i duelli individuali significa avere più possibilità di vincere la partita. Rimarrei con lei, mister, perché da casa ci scrivono: l'unico vero profeta rimane Leonardo Menichini e ovviamente ti salutano, sempre rimarrà nei nostri cuori, forza Salernitana. E c'è una domanda sempre per lei: le piace il gioco che propone Nicola con la Salernitana? Ah, a volte ho visto giocare bene, chiaramente in Serie A non sempre questo può succedere perché ci sono dei valori anche veramente insomma di squadre che spendono tre volte tanto quello che possono aver speso le squadre che lottano per un altro tipo di classifica di campionato, però insomma mi sembra che tutte le volte che c'è la possibilità che questa squadra tenta di esprimersi, a volte ci riesce meglio, a volte ci riesce meno bene, c'è sempre il valore dell'avversario che a volte trascuriamo, no? Vorremmo tutti, noi allenatori, vorremmo vedere la squadra che gioca bene, che comanda la partita, che controlla la partita, che ha il possesso palla, che tira in porta e che vince facile. Purtroppo a volte ci dimentichiamo che ci sono degli avversari che non sono d'accordo e questo... E questa è la problematica del calcio. Quindi non io credo è una questione di gioco che piace, ma deve essere efficace. Esatto, perché se poi giochi bene e non fai punti, allora sì, giochiamo bene, però è fine a se stesso.
insomma, quando arriviamo in fondo, mi sembra che Allegri sia uno di questi che porta avanti questo concetto, conta il risultato, perché il tifoso vuole il risultato, vuole raggiungere gli obiettivi che la società, che la città, il tifo e la gente vuole. Ecco, ma se... il risultato te lo porta poi la prestazione, perché nel momento in cui poi va in vantaggio, esempio, se vinci 2-0 non male che poi ci sono delle prestazioni, che la squadra si sblocca mentalmente. Però per esempio all'andata vincevi 2-0, a Torino vincevi 2-0, può subentrare la paura? Vabbè, ma tu stai giocando contro la Juve, però stai giocando con una squadra, diciamo, al tuo livello. Stai giocando contro una squadra che, se tipo ti distrai un attimo, ti fanno due gol. Ed infatti, se lì non chiama l'ultima azione su Bonucci, noi abbiamo perso la partita in tre minuti. Forse era meglio, Ciro, posso dire. Ma secondo me pure perché da là in poi, diciamo, le prestazioni belle le fanno il risultato. Perché nel momento in cui una squadra di calcio deve fare la partita, ma non è facile per fare delle giocate, e diventa complicato. È normale che poi, quando tu sblocchi la partita, è normale che mentalmente poi sei più libero e possono arrivare delle giocate in cui può piacere, ma chi deve fare la partita diventa sempre duro. Ecco, Merichini, se Nicola fosse qui davanti a lei, che consiglio darebbe, insomma, da allenatore che ha avuto la tribuna che ovviamente pressa? Non ha bisogno dei miei consigli, perché conosce la squadra, vede la squadra tutti i giorni, quindi non sono... Allora, a livello ambientale, sono quello che ha vissuto Salerno per A livello ambientale ci vuole, quando si è in possesso di palla, ci vuole pazienza, ma non è un consiglio, ci vuole pazienza, fare le cose precise, cercare di fare le scelte giuste, ma dove è importante non dare spazio a questo avversario, come dicevo prima, duelli individuali, dove deciderà Nicola di fare pressing, deve essere un pressing aggressivo, furioso, e una volta conquistata palla, se c'è la profondità, profondità, se non c'è la profondità, tenere palla, giocare di possesso, cercando di far muovere l'avversario e creare appunto opportunità. È chiaro che se si gioca bene è più facile, se una squadra gioca bene è più facile creare occasioni da gol, ma non è facile, perché l'avversario a volte si chiude, ti riparte in contropiedi. Io credo che la Juve venga qui a fare la partita, non credo che abbia altre mire, perché deve portare a casa i punti, perché con questa penalizzazione che c'è stata. E quindi credo che la Salernitana potrebbe trovare degli spazi invitanti. Chico, la Juve è brava quando gli altri fanno la partita, quando la Juve deve fare la partita ha incontrato diverse difficoltà quest'anno. Con la Lazio ho visto che con la Lazio meglio, con l'Atalanta ha avuto un po' più di problemi. Il campo la fa la partita, la fa bene. Vabbè, ma è chiaro, certo che il livello tecnico è differente. La Juve fa la partita per forza. No, nel senso che si mette qua nella metà campo avversaria tutto il tempo, potrebbe insomma lasciare qualcosa. La Salernitana, siccome che noi abbiamo giocatori forti a campo aperto, probabilmente se la partita sarà aperta sicuramente saremo anche noi avvantaggiati rispetto a loro. Sì, certo, se tieni botta dietro e non prendi il gol subito, comunque nella prima frazione, nel secondo tempo ovviamente loro avranno meno energie, perché comunque se nel primo tempo si mettono là a martellare. La partita di domani, io sono fiducioso che secondo me la squadra, se avrà un atteggiamento equilibrato, sicuramente possiamo fare risultato contro la Juve. Però loro stanno affamatissimi, c'è gente che rientra in campo adesso, Vlahovic. Però sai, se la partita va in un certo modo, no, ma sono d'accordissimo nel dire che se la porti 0-0 al primo tempo, insomma a fine primo tempo, la possibilità di uscire con qualche punto è ampia. Poi se la partita si sblocca, vorrei dire una cosa. Dilla, prima ti ho visto che eri col telefono, mandavi dei messaggi. No, ho pubblicato la storia. Non c'è bisogno di mandare i messaggi a TV oggi. Possiamo leggerlo? Da possiamo leggerlo. Prego. Un attimo, Brigida. Buonasera, un saluto a tutti. Volevo complimentarmi con Chicco. Non avrei mai pensato che fosse un così fine competente di calcio. Vederlo in veste comica e poi sentirlo parlare di tattica, moduli e tutto il resto mi ha sorpreso. Mi trova sempre, scritto in maiuscolo, pienamente d'accordo con lui, bravo! Insomma, sarà un cugino, sarà qualcosa del genere, sarà un parente ovviamente foraggiato. Esatto, il bonifico lo fai dopo. Esatto, ecco. Lo facciamo dopo. Vogliamo tranquillizzare il nostro telespettatore che
che il bonifico passi a breve. Questi, ma non si, perché io facendo il comico non si aspettano, non ma si allora, aspetta. Un'altra cosa che pure tu non ti aspetti è che io, a differenza di tanti, ho già detto questa cosa, che non sono diventati calciatori perché si sono rotti il ginocchio, io non sono diventato calciatore perché non si è mai rotto il frigorifero. un peccato perché c'è anche, non beve il frigorifero. C'è anche un'altra considerazione per il mister. Ricordo che mister Menichini metteva sempre gli uomini al posto giusto ed era molto saggio nel fare le sostituzioni, sfruttava al meglio le caratteristiche dei giocatori e sapeva dare il giusto minutaggio. Il mister è molto modesto, Nicola avrebbe bisogno e come dei suoi consigli. Cosa pensa di alcune partite suicide con Bari centro alto? Credo che il riferimento sia, esatto, all'8-2 che insomma, è anche un po' una macchia rispetto a quanto di buono comunque fatto da Davide Nicola. Ci sì, effettivamente insomma prendere 8 gol non sono facili da digerire per un ambiente per un allenatore, però insomma torno a ripetere, per quello che mi compete, quando sono stato qua ma anche adesso cerco sempre insomma di fare le cose secondo una logica, no? Io mi ricordo a volte parlando con Claudio Lotito, io gli dissi una volta: allenatore bravo è quello che non fa danni. E lui chiaramente ne era convinto di questo. Bravo, hai ragione, perché l'allenatore deve cercare di sfruttare al meglio il materiale umano che ha a disposizione, una rosa che ha a disposizione, e cercare di mettere i giocatori a fare quello che sanno fare. E quindi io ho sempre cercato di fare questo, a volte l'ho fatto meglio, a volte l'ho fatto peggio, perché a volte poi sono gli stessi giocatori che ti traggono in inganno, lo dicevo prima a Brigida, che a volte vedi la settimana, ti sembrano dei giocatori che sono in buonissima condizione e magari li fai giocare e poi la domenica non si sa perché non rendono per quello che ti aspettavi. E la differenza tra un allenatore è che l'allenatore deve decidere prima, e esatto, i tifosi, i giornalisti, esatto, parlano dopo, e quindi è tutto molto più semplice. Ma tu glielo facevi capire che giocano il venerdì, il sabato? Oh. Ma lo capiscono da sé, perché anche se vuoi tenere un po' mascherata la situazione, ma poi qualcosa il giocatore lo capisce da come ti esprimi, da come lo richiami. Capito? Però nello stesso tempo a volte cerchiamo di tenere. Devi bleffare, di tenere tutti su. Sì, però se bleffi poi devi provare, provare comunque delle situazioni su palle native, non è che puoi bleffare più di quando vai a provare. È normale che tu devi mettere la squadra in cui tu hai in mente, poi cambi, però ti cambi, poi dopo gli metti un'altra volta la stessa squadra. Cioè, si capisce. No, a volte si cambiano anche le casacche 2-3 volte per provare tutti, perché magari chi parte dall'inizio poi non può essere in campo in un secondo tempo, e quindi certo, tocca provare tutti, presa di posizioni su palle native, gli schemi su palle native a favore, ma poi è sempre la legge di Murphy, ma però il giocatore lo capisce se, ad esempio, il fatto di Bergamo, no? È chiaro che tu con quei giocatori, se ti metti basso contro Lockman e Boga, che nell'uno contro uno sono micidiali, può essere che li pigli lo stesso gli 8 gol. Quindi dice: vabbè, sì, a questo però, punto me la gioco, mi metto Bari centro alto. L'Atalanta è stata presuntuosa. Ma noi parliamo di grandi, ma chissà cosa ne pensa Antonello Fontana della scuola calcio Gallozzi con i più piccoli. Funziona più o meno allo stesso modo durante la settimana, insomma. Vabbè, diciamo che non ci sono titolari, esatto, e riserve. Non ci sono titolari e riserve. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti innanzitutto, e grazie alla redazione per averci invitato qua nei vostri studi. E beh, è un attimino diverso, insomma, il discorso con questi ragazzini è diverso. Facciamo la settimana di allenamento, poi loro giocano in infrasettimanale o anche la domenica, però comunque c'è sempre una partecipazione da parte di tutti, quindi insomma tutti i ragazzi che poi fanno parte del gruppo, bene o male, partecipano tutti alla gara o alle gare che sono in programma settimanalmente, quindi è completamente un discorso diverso da quello insomma che abbiamo parlato fino adesso. Sulla Salernitana che cosa ne pensa? Insomma, questi 21 punti in classifica, forse ci si aspettava qualcosina in più, però tutto sommato in traiettoria, no? La partita di domani che cosa rappresenta alla luce anche del pareggio del Verona e del possibile a questo punto pareggio che sta maturando tra Monza e Sampdoria? Ma diciamo che la Salernitana sta facendo il suo campionato, credo io, insomma i punti sono quelli che tutto sommato, voglio dire,
bene o male ci si aspettava. È chiaro che ci sono stati degli alti e bassi, la partita di domani è una partita difficile perché giochiamo contro la Juve, non è che, insomma, io credo che queste partite ci debba essere sempre una, da una parte una squadra che gioca al massimo e da una parte una squadra che alla fine, insomma, pecca in qualcosa, perché i valori in campo sono completamente diversi. Quindi noi siamo fiduciosi che la Senana possa fare la sua partita. Penso che sia importante muovere la classifica, al di là del discorso di vincerla, penso che sia importante muovere la classifica, quindi domani è chiaro che non possiamo andare per il pareggio, ma ce la dobbiamo giocare, però credo che anche un pareggio sia ben accetto, perché è importante per il morale, è importante muovere la classifica, perché anche se le squadre che adesso sono un po' indietro di noi, abbiamo l'esperienza nostra dell'anno scorso, cioè voglio dire, alla certo. Sampdoria non è fuori dai giochi assolutamente, così come non lo è il Verona, quindi penso che sia importante muovere la classifica domani. Ciro, hai detto domani provare a vincere la partita, Chicco. Vabbè, ma lui metterebbe la firma sul pareggio. Si riferiva alla Juve, credo il Juventino in realtà, ma l'abbiamo scoperto stasera. Sono simpatizzando. Quando eri ragazzino. C'entra assolutamente niente. Io dico che secondo il mio punto di vista bisogna sfruttare anche i momenti, bisogna anche capire se la Sentana ha la forza di fare la partita domani. Io penso che se c'ha la forza li può mettere in difficoltà. Quindi non metti la firma sul pareggio? No, io penso che la squadra deve entrare nell'ottica di fare risultato pieno. Poi arriva un pareggio, tanto di guadagnato. Brigida. C'è una Marcord del nostro Marco Giannatempo. De Zerbi adesso in Premier, ma in un Salernitana Foggia del 2015 il grande Menichini, che è uno dei cinque tecnici più importanti della nostra storia, gli diede una grande lezione di tattica. Ah, mi ricordo. Mi ricordo che col Foggia si fece due ottime partite, sia all'andata sia al ritorno. Era una squadra che puntava anche quella a vincere il campionato, poi l'abbiamo vinto noi in un duello testa a testa con il Benevento. Ora non mi ricordo bene i particolari, però De Zerbi credo fosse proprio all'esordio in quella stagione in panchina, giusto? Sì, era uno dei... Se De Zerbi sta là vuol dire che è più bravo del sottoscritto, quindi... Vabbè, ma il calcio è cambiato, quindi non sono paragoni che si possono fare. Probabilmente è così, però insomma, ecco, in quelle partite, quando avevamo due squadre, insomma tutte e due che lottavano, noi abbiamo fatto delle ottime prestazioni, è stato fatto un campionato sopra le righe, sono contento di aver partecipato in quella stagione a portare i colori di questa società, di questa tifoseria, insomma, in Serie B, e questo mi fa enorme piacere. Che effetto ha fatto tornare dopo così tanto tempo? Insomma, la gente continua sempre a chiedere foto, autografi. No, sono tornato a vedere la partita due anni fa, la prima di campionato con la Roma, e fa sempre piacere perché, insomma, era quello che volevo, no? Sono venuto qua, sono arrivato con un po' di scetticismo, mi faceva piacere riuscire a centrare l'obiettivo, poi come sapete, insomma, ci sono state le due salvezze a play-out, quindi ho detto adesso va bene così, se no poi dopo ci rimangiamo, come si dice. Anche perché uno poi lascia la vincente, quindi esatto, c'è sempre... meglio lasciare la vincente. Oggi mi sono fatto una bella passeggiata, sono andato a mangiare, mi fa piacere trovare la gente, trovare affetto. Hai scelto i giorni più freddi dell'anno. Sì, è vero, questo non l'avevo previsto. Mai freddo così a Salerno. C'è un po' d'arrabbiatura perché ieri abbiamo perso col mio Monterosi, abbiamo perso con la Turris, quindi... Però diciamo che è stata una giornata diversa, venire qui a ritrovare degli amici mi ha aiutato un po' a smaltire questa arrabbiatura della prestazione di ieri. Ricordo il capolavoro di Salernitana Modena, un pareggio che fece storcere il naso, ma grazie al calendario fu fondamentale per la salvezza. Grande stratega Leonardo Menichini. Qual è il momento dell'esperienza a Salerno che così su due piedi arriva come un lampo adesso nel rievocarlo? Ma ricordi particolari ce ne sono tanti, insomma una che mi ricordo la partita con il Benevento, quando di fronte a 21-22 mila spettatori dovevamo solo vincerla, l'abbiamo vinta anche meritatamente. Il signor Gustavo? Capito? Sì. No, quella era la partita del sorpasso, segnarono Gabbionetta, credo, Gabbionetta e Khalil. Sì, ah, sì. Sì, quella partita lì, e poi insomma ci sono tante anche in Serie B, chiaramente giocarsi tutto ai play-out, credetemi che è uno stress non indifferente,
in una città, in una tifoseria così importante. Mi ricordo quelle settimane che sono state molto, molto dure, poi soprattutto la seconda salvezza con il Venezia, non sapevamo, siamo stati qua un mese, non sapevamo chi era l'avversario, se era il Foggia, si giocava, e ci continuavamo a allenare senza sapere chi era l'avversario che avremmo dovuto affrontare, quindi non è stato facile tenere la squadra sulla corda, ci siamo riusciti. Mi ricordo ancora un giovedì che, d'accordo con la società, fece aprire lo stadio Arechi. Alla De Cesare, insomma. Capito? Facemmo arrivare un po' di tifosi e abbiamo ricreato un po' di entusiasmo, perché da tantissimo tempo che la squadra non giocava alla Arechi e ci apprestavamo a giocare col Venezia, facemmo un'ottima partita. Vincevo 2-1 e quello fu determinante poi anche per il ritorno, per centrare l'obiettivo dei playoff, anche se ai rigori. Che notte a Venezia. Ma c'è da dire che eravamo rimasti in 10 per quasi dal 25esimo del primo, esatto. Sì, poi espulso Minala. Espulso Minala, quindi insomma poi tutto bene, quello che finisce bene. Poi in realtà neanche il Venezia fu retrocesso, perché fu ripescato. Sì, fu ripescato. Ci fu la faccenda del Palermo. Approfitto della presenza di Leonardo Menichini per un'altra domanda rapida prima di andare in pubblicità, di conoscere meglio tutti gli atleti della scuola calcio Gallozzi. Menichini ha lavorato con Lotito presidente a Salerno prima e a Roma poi, che cosa ne pensa di Danilo Iervolino, ovviamente dall'esterno, che si è fatto anche dell'obiettivo raggiunto, ma dei suoi programmi, quanto è diverso anche da Lotito, se lo è? No, cioè, io chiaramente lo conosco poco, da quel poco che ho visto in televisione, però mi sembra una persona che ha dei mezzi finanziari importanti, che ha speso per questa squadra, per questa società, e che vuol fare le cose fatte bene, quindi credo che abbia tutte le intenzioni di far bene, perché in questa piazza che è molto esigente non si può fare diversamente. Credo che in questi anni abbia allestito una rosa importante, quindi lo dimostra campionato, l'anno scorso salvezza, quest'anno l'anno scorso salvezza un po' più sofferta, quest'anno insomma le cose stanno andando meglio, e credo che in un prossimo futuro questa squadra possa solo che crescere. Con Iervolino, per quello che ho visto col presidente Iervolino, possa solo che migliorare, perché mi sembra una persona ambiziosa che vuole raggiungere traguardi importanti. E allora ci fermiamo rapidamente, poi torniamo in studio per continuare a parlare di Salernitana, ma soprattutto per conoscere gli amici della scuola calcio Gallozzi. Magari hanno già individuato. Eccoci, rientriamo in diretta con Antonello Fontana, Fabio Lo Iudice, rispettivamente dirigente e allenatore della scuola calcio Gallozzi. Presentiamo questo gruppo di pulcini ed esordienti. Allora, giusto? Sì, sono pulcini ed esordienti, è solo chiaramente una parte di quella che è la nostra cantera, diciamo così. E ne approfittiamo anche per salutare quelli che sono rimasti a casa, perché i numeri erano ristretti e quindi insomma non abbiamo portato soltanto una piccola rappresentanza. Allora io comincio con il giovanotto che sta al mio fianco qua, che è Francesco Di Somma. Poi diamo il microfono a ciascuno, così si presentano magari da soli. Francesco, allora, quanti anni hai? Qual è il tuo ruolo? Ho 10 anni e il mio ruolo è attaccante destro. E fai il tifo per quale squadra, Francesco? Salernitana. Per la Salernitana. Che cosa ti aspetti domani dalla partita? Andrai allo stadio? No, io non vado. Non vai? La vedi in TV? Perfetto. Dietro di te vediamo chi c'è. Facciamo girare il microfono. Come ti chiami? Mi chiamo Francesco e ho 9 anni. 9 anni. Tifo il Napoli. Per il Napoli? Beh, tu sei felice a questo campionato, insomma, siete lì a più 13, Sono molto felice. Sei molto felice, bravissimo. Accanto a te, chi c'è? Facciamo girare il microfono, come sono ti chiami? Sono Roberto. Roberto, che ruolo, qual è il tuo ruolo in campo? Sono centrocampista centrale. Spiegami un po', il tuo idolo, giocatore che vorresti diventare, chi è? È Nicolò Barella. Barella, insomma, ti accontenti di poco. Scommetto che fai il tifo per l'Inter? Sì. Eccolo, perfetto. Andiamo accanto a te, chi c'è? Come ti chiami? Federico, tifo Salernitana e Napoli. E ho quasi 11 anni.
Allora, questa cosa del tifo per Salernitana e Napoli insieme mi piace tantissimo, quindi fatevi un bel applauso, perché così diamo anche un calcio alle sciocche rivalità. Però poi quando giocano Salernitana e Napoli come ti regoli? Nel derby hai fatto il tifo per quale squadra? Napoli. Per il Napoli, allora quindi forse un po' più il Napoli. Bene, bene lo stesso. Accanto a te chi c'è? Come ti chiami? Diamo... Mi chiamo Mattia. Mattia. Ho 10 anni e faccio il tifo per la Juventus. Tu fai il tifo per la Juventus, quindi domani sei insomma uno di quelli che spera nella vittoria dei bianconeri. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è diventare un calciatore. Diventare un calciatore di qualsiasi squadra, sì. Non fa niente, l'importante è fare il calciatore. Andiamo dietro, chi c'è? Carlos. Carlos, che ruolo? Centrocampista sinistro. Centrocampista sinistro, sei uno che fa anche gol? No. Gol qualche volta. Qualche volta. Assist un po' di più. Sì, sì. Ecco, benissimo, sei un po' più altruista. Andiamo accanto a te, vediamo chi c'è. Ciao, mi chiamo Marco. Marco, ruolo e squadra preferita? Attaccante sinistro. Attaccante sinistro, la squadra preferita è? Salernitana e Inter. Salernitana e Inter, quindi insomma... hai quest'anno da un lato la gioia della Salernitana che insomma sembra avviata verso un percorso tranquillo, dall'altra è rimasto un po' male per il campionato dell'Inter, anche se ieri ha vinto, un po' più felice. Accanto a te chi c'è? Buonasera. Ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Pasquale. Pasquale, qual è il tuo ruolo? Centrocampista destro e attaccante. Un po' tutte e due, ma preferisci l'attaccante però? No, preferisci il centrocampo. Adesso ridono i tuoi amici. Perché ridete? Scusatemi, che c'è da ridere? Non lo sai. A fianco, vediamo chi c'è. Ciao, mi chiamo Giambito, ho 10 anni e come ruolo faccio il centrocampista centrale. Centrocampista centrale, il tuo sogno nel cassetto invece? Diventare un calciatore pure per me. Anche tu diventare un calciatore. Andiamo dietro rapidamente. Eccoci qua. Mi chiamo Simone, ho 9 anni e tifo il Napoli. Tifi per il Napoli anche tu. Senti, ma i vostri allenamenti raccontami un po', come funzionano? Che cosa fate? Partite? Alla fine facciamo le partite. E poi il mister ci fa correre. Seguire questo. Dopo interroghiamo il mister Fabio e vediamo come siete. Accanto ancora, chi c'è? Come ti chiami? Mi chiamo Andrea. Il mio ruolo è centrocampista centrale. Centrocampista centrale, più di costruzione? Sei un playmaker? Beh, diciamolo. Quello che capita, benissimo. Accanto a te chi c'è? Aldo, ho 11 anni e sono centrale, difensore centrale. Difensore centrale, il tuo idolo chi è? Skriniar. Skriniar, fai il tifo per l'Inter pure tu? Allora, per l'Inter però simpatizzo più che tifare. E come Ciro che simpatizza per la Juve, lui mi simpatizza. Tifo più Salernitana. Sempre Salernitana. Accanto a te? Mi chiamo Massimiliano, ho 11 anni e sono attaccante punta. Attaccante centrale, ho capito bene? Quindi sei un numero 9, il tuo numero di maglia 10. Qual è? 10. Il 10, sei il numero 10, il fantasista quindi. Sì. Più o meno. Dietro chi c'è? Buonasera. Come ti chiami? Mi chiamo Pasquale, ho 10 anni e sono un attaccante. 10 anni attaccante, invece il tuo numero di maglia è il 9? No, 24. Il 24, 24, 2 più 4, 6, vabbè non ci arriviamo. Però buon numero lo stesso. Accanto a te chi c'è? Buonasera, mi chiamo Alessandro, ho 11 anni e il mio ruolo è attaccante. Attaccante centrale? Sì, sì. Quanti gol hai fatto quest'anno? Pochi. Se ridono i tuoi compagni, vabbè, allora dobbiamo migliorare un po' la mira. Fate un applauso. Li farai, accanto a te chi c'è? Buonasera. No, però ragazzi, se facciamo casino non sentiamo. Mi chiamo Antonio, ho 12 anni, il mio ruolo è difensore centrale. Difensore centrale,
ti ispiri a? Giocatore Pier preferito? Calulu. Calulu. E poi ancora? Calulu, Calulu. Perfetto, accanto a te l'ultimo. Mi chiamo Alessandro. Alessandro. Mi chiamo Alessandro, ho 11 anni e il mio ruolo è centrocampista destro. Centrocampista destro, perfetto, un applauso, facciamo arrivare il microfono. Facciamo arrivare il microfono al mister, per piacere. Facciamo arrivare il microfono al mister, che vorrei sentire, insomma, questi ragazzi molto molto emozionati. Qual è l'obiettivo, insomma, che vi proponete? Che tipo di campionato fate? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, diciamo che l'obiettivo principale in queste categorie rimane sempre la loro crescita, il loro divertimento attraverso il calcio, attraverso lo sport, che rimane sempre un fattore appunto importante di crescita su tanti punti di vista. Voi vi allenate dove? Qual è la vostra struttura? Ci alleniamo al Parco del Seminario e a Fratte al Settembrino. Diciamo che ci alterniamo tra i vari gruppi, loro essendo in una fase evolutiva, diciamo, si allenano un pochino nel campo più piccolino per poi spostarci. Loro giocano a 7? Nel campo più grande, loro giocano o a 5 più il portiere o a 7 più il portiere, poi dipende, perché sono comunque due categorie diverse, sono i 2012 e i 2013. E diciamo che gli allenamenti non è solamente la corsa, come ha detto Simone prima. Cerchiamo sempre di partire da una parte coordinativa, perché a questa età ancora c'è bisogno di questo, e per poi arrivare a degli esercizi più tecnici, cercando di usare il pallone il più possibile, perché c'è sempre una parte di divertimento che deve esserci, e poi finiamo con la partita, che rimane sempre una parte allenante, sia divertente che allenante. Yeah. Bene, allora un applauso ancora alla Scuola Calcio Gallozzi. Vedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.